La vita consacrata è una storia di amore appassionato per il Signore e per l'umanità. È quello che ha sottolineato Papa Francesco nella Costituzione Apostolica Vultum Dei Querere, la ricerca del volto di Dio, dedicata alla vita contemplativa femminile e pubblicata nello scorso mese di luglio. Consacrare dunque la propria vita al Signore, donne che hanno scelto di donarsi a Dio, di servire la Chiesa in ogni luogo, in parrocchia, in ospedale, in carcere, ma sempre accanto a quelli che hanno bisogno di conforto, di una parola, di un gesto di amore. Sono scelte di vita, storie che tra poco intorno a questo tavolo ascolteremo. Allora presentiamo subito le nostre ospiti, a partire da Suor Marcella Farina, docente di teologia fondamentale e teologia sistematica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium. Benvenuta, siamo noi. Ben arrivata. Benvenuta anche a Suor Raffaella Cavalera, delle Suore Francescane Missionarie di Assisi. Grazie per essere questo pomeriggio con noi. Un grazie che estendo a Suor Grazia Pizzarello delle Suore Marcelline. Benvenute, benvenute a tutte. Allora, Suor Marcella, io partirei proprio da lei e partirei dalla frase di Papa Bergoglio che abbiamo appena letto. Non parla di un amore qualsiasi, parla di un amore appassionato. Sembra voler dire che una vita intera consacrata a Dio e all'umanità serve. Per farlo serve uno slancio, di andare sempre oltre le difficoltà del quotidiano, proprio come dovrebbero fare due sposi. È così? E soprattutto, è un'interpretazione corretta quella che abbiamo dato? Sì, perché anche il Papa lo dice, quando incomincia questa lettera, questa Costituzione Apostolica, incomincia proprio con questa espressione che l'amore di Dio abbraccia l'umanità, ciascuna persona. E a questo amore di Dio noi rispondiamo. Per cui c'è nel cuore umano una tensione verso Dio, verso questa ricerca di Dio. Per cui questo cercare il volto di Dio struttura la persona umana, anche se poi noi religiose in qualche modo lo mettiamo in evidenza con la scelta di vita, quasi a richiamare le persone che questa è la nostra vita, questa è la gioia. Essere alla ricerca di Dio proprio. Tra poco ci soffermeremo sulla Costituzione Apostolica Vultum Dei Querere, la ricerca del volto di Dio. Però io vorrei che lei qui ci spiegasse qual è la differenza tra ordini di vita contemplativa e ordini di vita attiva. Dov'è la differenza? Noi possiamo dire che sono due espressioni dell'unico amore. La vita contemplativa, specialmente la vita monastica, mette in evidenza una struttura umana molto profonda, che è quella di ricercare l'interiorità, per cui il silenzio e la contemplazione, l'accoglienza della parola di Dio e la contemplazione di questa parola. Mentre la vita attiva, in qualche modo, dice questa parola ascoltata va comunicata. Non basta ascoltare, meditare, accogliere, ma bisogna anche condividere. Allora la vita attiva, in qualche modo, sottolinea di più questo aspetto della condivisione, della narrazione, dell'annuncio agli altri di questo bel dono che Dio ci ha fatto del suo amore. Perciò sono due espressioni dell'unica esperienza, diciamo, vocazionale. Tra pochissimo queste due espressioni dell'esperienza vocazionale le conosceremo attraverso le storie di chi ha scelto di dire sì al Signore, però prima naturalmente vogliamo coinvolgervi perché siamo sicuri che avete molto anche voi da raccontare. Simone? Sì, perché come sempre vogliamo chiedervi di condividere le vostre esperienze e le vostre opinioni. Alle religiose che ci stanno seguendo chiediamo infatti di testimoniare come è nata la loro vocazione, mentre genitori e fratelli di una religiosa possono invece raccontarci come hanno vissuto in famiglia la scelta della vocazione. Mentre tutti voi potete anche ricordare se avete una figura di una religiosa che è stata particolarmente importante nella vostra vita. Come sempre potete contattarci all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete commentare la nostra pagina Facebook o mandarci un tweet a @siamonoitv2000. Grazie Simone. Quanti modi allora, per mettersi in contatto tanti, con noi? Insomma, adesso fatelo. Suor Raffaella, allora io so che lei si occupa, si dà molto da fare nel sostenere la formazione, il discernimento, insomma aiutando le giovani novizie, le postulanti a capire quanto la loro scelta è consapevole e tra breve ne parleremo. Però adesso io vorrei che lei ci raccontasse la storia del suo incontro, perché insomma io so, ho letto che lei aveva una vita normale, tra virgolette,
virgolette, insomma, alle spalle, viveva in Puglia, liceo classico, poi l'università, lettere, tante amicizie, tanti innamoramenti, un rapporto più duraturo degli altri, l'idea, la prospettiva di diventare un giorno mamma, magari di insegnare, e però sotto traccia un'inquietudine, il senso di qualcosa che sfugge, che manca. Sì. Sì, sì, nel momento in cui ho finito l'università e mi ritrovavo in questo momento in cui appunto bisogna pensare a un lavoro, pensare all'insegnamento e quindi anche pensare di andare via, no? dal mio luogo di nascita o comunque di dove ho vissuto, e mi creava un po' un'inquietudine perché fondamentalmente non mi sentivo completamente soddisfatta della mia vita. Però non ero pienamente consapevole, però ecco, avevo iniziato comunque a muovermi, a fare domande per le supplenze, poi era uscito il fatto della SIS, insomma, no? Però ecco, per tutto questo lo facevo, sì, tutto questo lo facevo a grande fatica, no? Non riuscivo però fondamentalmente ad ascoltare l'inquietudine che c'era dentro di me, finché non sono arrivata. E l'aiuto è arrivato sì, attraverso la provvidenza, era, se non sbaglio, il maggio 2000, sì. E lei, che già era attiva in parrocchia, faceva parte dell'Azione Cattolica, accetta di partecipare a un pellegrinaggio che l'ha condotta a Roma e Assisi. Che cosa è accaduto in quei sì. giorni? Allora, in quei giorni diciamo che ho visto Assisi, non c'ero mai stata, quindi ho visto Assisi e i luoghi di Francesco, un grande santo, che veramente conoscevo di più per averlo studiato in letteratura, però ecco, Assisi mi ha incantata e sono voluta, poi dei frati che ci accompagnavano nei luoghi francescani e ce li facevano conoscere, e ci hanno parlato di alcune settimane di spiritualità proprio lì in Assisi, che si sarebbero fatte in estate, e quindi nell'estate del 2000 sono andata per la prima volta a una di queste settimane di spiritualità per i giovani, e lì il Signore mi ha messa in crisi e quindi me ne sarei scappata, prima reazione, perché appunto si parlava del seguire il Signore come pellegrino o come vagabondo, quindi come colui che ha una meta oppure colui che non ce l'ha, e lì io sono entrata in crisi perché mi sono chiesta come stavo seguendo da cristiana il Signore. Che risposte si è data? Diciamo che sì, ho visto che lo stavo seguendo un po' come vagabonda, nel senso che è facile lavorare in parrocchia, è facile dire agli altri che il Signore ha un progetto su ciascuno di noi, però io personalmente non mi ero mai interrogata su questo. Però appunto me ne sono andata dicendo ad una mia amica che era con me che io non sarei più tornata ad Assisi. Invece poi sono ritornata appunto nell'esperienza, in un'esperienza che si fa sempre a fine anno, un campo di fine anno si chiama, e lì ho detto che okay, Signore, fammi capire che cosa vuoi dalla mia vita. Insomma, dopo quel pellegrinaggio si può dire che è iniziato il suo percorso di discernimento. Sì, diciamo sì, anche se il vero accompagnamento, diciamo, è iniziato dopo questo campo di fine anno, no? Quando poi ritornando sono andata dal mio padre spirituale e ho detto che volevo capire quello che il Signore voleva. Tanti dubbi, certo, abbastanza. Paure, sì, e infatti la mia paura più grande era che il Signore mi chiedesse qualcosa di diverso rispetto a quello che io ho sempre desiderato, quindi una famiglia, figli, lavoro. E la mia paura di intraprendere questo cammino era proprio dovuta a questo, cioè se il Signore mi avesse chiesto qualcosa di diverso, io cosa avrei fatto? Però c'era qualcosa di più grande, un desiderio più grande che mi ha spinta ad intraprendere questo cammino di discernimento. Mi pare di capire che, insomma, dopo quel pellegrinaggio le prime risposte sono arrivate, però lei ci ha messo un po' di tempo, no? Per prendere convintamente la strada. Sì. Era attratta dalla prospettiva di dedicarsi completamente al Signore, ma lei ci spiegava un po' adesso quali erano le sue ritrosie, la principale. Credo che
le tante paure che avevo si possono riassumere fondamentalmente nella paura di fidarsi, fidarsi di Dio, no? Fidarsi di quello che Lui promette. E oggi posso dire che Dio è fedele alle sue promesse, e all'epoca non ero proprio convinta di questa cosa. E quindi, ecco sì, poi mi chiedevo, e se sbaglio dovrei tornare indietro, oppure se non è questa la strada? Poi mi sono fidata di Dio, mi sono fidata di chi mi stava accompagnando e mi confermava anche, no, nelle mie intuizioni, nei miei desideri. E quindi fidata e affidata, sì. E allora si confida prima con la mamma a casa, una sorella, eravate in tre un po' titubante, però nel 2002 arriva la scelta definitiva di entrare in convento, e nel percorso, il postulato, il noviziato, c'è stato un periodo molto importante per lei che ha significato molto, alcuni mesi trascorsi in una città, Napoli. Che cosa è accaduto lì? Sì, che esperienza mesi ha fatto? Prima e poi 2 anni. E lì diciamo che appunto ho avuto la possibilità di stare nelle cosiddette periferie, no? Il Papa oggi invita ad andare nelle periferie, e lì ho avuto questa possibilità perché ho fatto dopo scuola in una parrocchia, Santa Chiara, dove appunto c'era organizzato un dopo scuola per i ragazzini del quartiere, ragazzi di strada, e poi altra esperienza molto importante per me è la possibilità di andare al pediatrico oncologico di Napoli. Una vera e propria sfida, perché lei, sì, aveva anche molto timore, sì, di confrontarsi col dolore della, sì, malattia. Avevo paura della sofferenza, di tutto ciò che comportava. E lì, la prima volta, molto timidamente, sono entrata in questo reparto e ho visto che questi bambini, oltre che non avere i capelli a causa della chemio, insomma, no, potevano invece, come dire, darmi tanto. Io ho dato sicuramente magari la vicinanza ai genitori che si aggrappavano alla fede, no, vista le situazioni gravi dei figli, però sicuramente ho ricevuto tanto. Tanto, e tante cose sono diventate più chiare. Ho visto oggi prima una foto, sì, di Suor Raffaella con la chitarra. E con un sorriso radioso. Rimettiamola, che bellissima. Con un sorriso radioso. Suor Raffaella. A Napoli ha suonato parecchio, penso. Ho suonato, sì. Adesso non ha trovato suono risposte. Suor Raffaella, allora, che cosa significa oggi per lei portare quel velo? Sì, è il segno del mio essere consacrata, no? Però è il segno del mio aver detto sì al Signore, ma di aver detto sì a quello che Lui mi propone, no? Sì, nella buona e nella cattiva sorte, come si dice nel sacramento del matrimonio, nel senso che non sempre quello che chiede il Signore è facile, no? Non solamente all'inizio, ma anche durante il percorso. Non sempre è facile accogliere la volontà di Dio, ma poi si scopre man mano che è sempre il bene per la persona, no? Suor Marcella, ci sta dicendo Suor Raffaele, non sempre è facile accogliere la volontà di Dio. Perché è così difficile affidarsi totalmente a Dio, anche per chi comincia a sentire dentro di sé la vocazione che cresce? Allora, io quest'anno celebro 50 anni di professione. Auguri. Per cui un bel 50 applauso. Anni di un applauso di consacrazione. Certamente a me sembra che a volte noi pensiamo che ciò che progettiamo della nostra vita sia il bene per noi. Invece, andando avanti nell'esperienza, ci si rende conto come ciò che Dio ci promette è molto meglio di quello che noi abbiamo immaginato. Allora, proprio questa è la mia esperienza in questi 50 anni di professione, perché poi sono entrata dopo la terza media, quindi ho fatto un aspirantato lungo, quindi a differenza giovane di Raffaella, e quindi a 15 anni ero già in Suor aspirantato. Suor Marcella, ma le è capitato, io la riporto un po' indietro, sì, insomma, a quei momenti, a quei tempi, le è capitato di avere anche lei un po' di paura, certo, qualche ritrosia, qualche dubbio, perché così giovane? Ciascuno di noi può dire: ma davvero ce la faccio? Ma davvero poi sono capace di stare in questa esperienza fino alla fine? Ma davvero posso fare i voti perpetui?
Ma il Signore ci accompagna. A me sembra che in ultima analisi non siamo noi che abbiamo, che diamo, ci affidiamo a Dio, che abbiamo fiducia di Dio, ma è Dio che dà a noi fiducia. A me sembra proprio questa che è la bellezza della vita umana, che prima di affidarci noi a Dio, è Dio per primo che ci dà fiducia per il nostro futuro. Suor Grazia, le chiedo se le parole, anzi le domande di Suor Marcella sono state anche le sue domande. E come è venuto invece il suo incontro con il Signore? In modo travolgente. Io sono stata scelta, chiamata, amata da Gesù e io non sapevo neppure quasi che cosa fosse. Mi ha travolto, ha parlato il mio linguaggio, un linguaggio profondamente affettivo, mi ha preso il cuore, come quando ci si innamora. Proprio la stessa cosa, chi ha fatto l'esperienza dell'innamoramento e dell'amore e della fedeltà nel matrimonio, la mia esperienza mi ha travolto, non ho visto nient'altro se non che lui che mi cerca, che si affida, che si fida. Ed è stato un affidamento immediato? All'inizio, o anche lei si è posto quelle domande? No, all'inizio proprio, ma proprio totale, ero cieca, ero innamorata, cieca. Forse non sapevo. Ed è la bellezza di oggi. Oggi è più pacata, più profonda la mia vocazione. So a chi mi affido. Ed è un'esperienza stupenda. Però l'inizio è travolgente. Vedo che l'inizio è un'emozione ancora. Ma sì, fortissima. Anche... È un'onda di innamoramento. Parlo a persone che sono state tutte innamorate. È così, si diventa ciechi. Amati, ciechi, cercati. Benedetti, E questo amore travolgente l'ha portata in giro per il mondo, no? Con un occhio sempre rivolto ai ragazzi. Secondo lei, anzi le chiedo, se questa è stata una scelta volontaria o anche qui Gesù, il Signore, ci ha messo lo zampino? Allora, noi siamo figli dell'obbedienza, la prima cosa, quindi noi siamo mandate, ma c'è in gioco la mia libertà e io dove mi manda dico davvero sì, è sì che mi precede. Ed è stata una cosa molto bella perché sono stata tanti anni, sono insegnante anch'io, e quindi sono stata tanti anni a Milano, poi sono andata a Bolzano, in quel confine che è interessantissimo, poi a Lecce, poi in Messico, poi in Canada, poi in Albania, poi. Dappertutto, ovunque ci fosse bisogno di un sostegno, soprattutto per i ragazzi. Non lo so se è un bisogno. Dove c'è il mondo, dove c'è l'umano, dove c'è la persona umana. Lei il mondo poi l'ha trovato tornando a Milano, accanto ai ragazzi, con un bel progetto sostenuto dal Comune di Milano, dalle ACLI, in un quartiere non proprio semplice, la periferia nord di Milano, un quartiere che per molti è il Bronx di quella città, insomma. Che cosa accadeva? Che esperienza è stata quella? Ce la racconta? Sì. Quello è stato 3 anni stupendi. Io la periferia la conoscevo dal punto di vista geografico e invece l'ho conosciuto dal punto di vista umano. Non esiste periferia. Il cammino che noi facciamo come umanità è sempre dalla periferia al centro. Quindi anche nella città di Milano la periferia deve andare al centro e chi vive al centro deve andare al suo centro. Non esiste la periferia. Chi ha trovato lì? Che cosa faceva? Io ho trovato dei ragazzi. Abbiamo aperto un dopo scuola studio personalizzato con ragazzi italiani e stranieri di due scuole medie che vivevano quell'età molto bella, molto... È un'età vivacissima, un'età piena di domande, di non risposte. E con loro abbiamo fatto studio personalizzato, ma si introduceva questo studio personalizzato sempre con 10 minuti di discussione su una tematica o scolastica o legata all'età o al quartiere. E con loro abbiamo fatto 2 progetti stupendi. Uno, la poesia. È riuscita a far comporre a questi ragazzi che altri ritenevano difficili poesie. È facile per tutti, perché la poesia è lo strumento, è soggettiva la poesia, ma la dici in modo oggettivo e quindi non hai paura di dire quello che hai dentro. Mi permetto di leggerne 3, posso? Leggiamone una. Penso che non si possa, non si possa dire. Scegliamone una per tutti quanti. Noi le ascolteremo tutte, A quarto c'è di tutto. A quarto giaro c'è di tutto.
ragazzi che giocano a calcio, ladri, persone oneste, poliziotti, estranei, donne, anziani. Qui sono le mie radici. Vorrei pulire il mio quartiere, senza violenza, senza la fatica di vivere, senza la paura degli altri. Uno spazio di rispetto pieno di amicizia. 13 anni. Un applauso a questo ragazzo e anche lei, glielo meritate tutto. Oggi Suor Grazia continua in quella che è la sua missione, opera presso una chiesa dove ci sono tanti ragazzi che appartengono di provenienze geografiche diverse, di diverse religioni. Allora io vorrei chiederle, come si parla di Dio a ragazzi che magari inizialmente si guardano anche con sospetto, di soppiatto, che appartengono a fedi diverse? Come ci si fa ascoltare? È molto semplice, perché sono ragazzi che hanno una fede, sono musulmani, copti e io cattolica. Non c'è neanche un altro cattolico, sono io e gli altri insegnanti che fanno le materie. Che età hanno questi ragazzi? Sempre la scuola media, perché... Ma è interessante perché prima i ragazzi vengono con una loro fede, vengono a chiedere aiuto, ma io prima dell'aiuto do l'amicizia. Li ascolto, mi interrogo, mi interesso di loro. E lavorando con loro già da 4 anni col mondo musulmano, ho fatto un corso solenne sull'Islam, per cui adesso abbasso la voce, ma io prego col Corano e con la Bibbia. E con loro li invito ad essere fedeli alla loro religione, al loro Ramadan. E io spiego... A volte preghiamo con i salmi, con alcuni passi del Vangelo che vanno bene per loro e per noi. Suor Grazia, io dalle sue parole ho capito cosa intendeva, ricordate la frase di apertura di Papa Bergoglio? Sì. Adesso ho capito cosa intendeva Papa Bergoglio con amore appassionato. Sì. Le sue parole me lo hanno fatto capire e intendere alla perfezione. Io però le chiedo questo, Suor Grazia, cosa la rende più fiera del suo lavoro pastorale? Di stare con i miei ragazzi, dalla parte dei deboli, perché i miei ragazzi sono deboli come me, perdente, una suora, uno straniero, siamo perdenti nella società odierna, ma però abbiamo un compito molto grande, produrre un cambiamento culturale in questa società. Perché è il debole che produce un cambiamento, una nuova umanità, anche attraverso i termini. Pensi quando si parla della parola straniero, dico anche suora, è da rivisitare queste parole e saranno loro i nostri grandi convertiti, loro ci convertono a un nuovo stile di umanità. Quando si parla di un cambiamento culturale non viene, non so, dall'economia no, perché già dimostra che è già finita, ma vengono da loro come stranieri. Assisi, Milano... E beh, anche a Roma ovviamente c'è chi porta la parola di Dio a chi si trova in difficoltà. Sono le piccole sorelle dei poveri, una congregazione che da sempre si occupa di anziani soli. La comunità vive solo di offerte e donazioni. Ogni 15 giorni si recano ai mercati generali di Guidonia, siamo alle porte della capitale, per chiedere in dono frutta e verdura. E allora il nostro Giorgio Imbrancia è andato con loro. Andato verso Guidonia, dove c'è il mercato generale di verdura, frutta e verdura, dove abbiamo tantissimi amici che ci regala proprio tanta verdura e tanta frutta che ci permette di vivere per 15 giorni, di servire gli anziani per 15 giorni il loro pasto quotidiano. Noi siamo le piccole sorelle, abbiamo anziani di poca risorsa o senza risorse che ospitiamo per tutto l'anno e tutto il resto della loro vita, e per quello che andiamo lì è una parte di aiuto molto importante per la mensa degli anziani. Generosissimo. È una melanzana e una cipollina fresca. Prendo la mia cassetta di funghi e la do a loro. Molti
abbiamo preso bellissime cose, le pesche, la verdure, insalata, tutta la bella frutta e verdura d'Italia, proprio bellissimo. E lì siamo a posto per 15 giorni, sì. Allora adesso raggruppando il più possibile e ripartiamo su Roma alla casa delle piccole sorelle dei poveri. Finalmente siamo tornati a casa dalle piccole sorelle dei poveri. Tutte queste cose che oggi abbiamo preso sono messe in frigo per non perdere niente e dopo vengono preparate in cucina con amore, con gusto, con piacere alla moda romana, perché quasi tutti sono romani, e poi dopo mangiate con un gusto gustissimo. Sor Marcella, tutto quello di cui hanno bisogno le sorelle che abbiamo appena visto è affidarsi completamente alla provvidenza, e questo affidamento poi ci permette di capire e di scoprire, anzi che è meglio, che ci sono molte più persone di quelle che pensiamo disposte a donare, sì, e a farlo anche nella difficoltà. Sì, è vero. Cioè, noi a volte abbiamo una percezione della realtà un delimitata e anche a volte ideologica. Pensiamo magari che la gente è egoista, che la gente pensa a se stessa, ma c'è tanta gente invece che pensa agli altri, che si dona agli altri. Pensiamo anche al mondo giovanile, quanti ragazzi che si offrono nel volontariato, che vanno ad aiutare, pensiamo anche durante il terremoto. Quindi c'è tanto bene, perché il cuore umano è fatto per fare il bene, per amare. Per cui c'è questa esperienza non solo di affidarsi, ma anche di essere persone fidate, su cui si può contare. E penso davvero che c'è sempre nel cuore umano una porta accessibile al bene che bisogna scoprire perché il mondo si trasformi. Come diceva anche Sor Raffaella, no? Che ci sta in ogni cuore umano, c'è una percezione di bene che si può coltivare e che può diventare una trasformazione di società. E quello sì, che è un seme che può Quando lei diceva tutto. Del piccolo, no? Io ricordo Eleonora Masini, che diceva, lei è una grande docente di sociologia, diciamo della progettazione sociologica, lei mi diceva che non sono le grandi rivoluzioni che trasformano il mondo, ma sono le micro rivoluzioni. Le grandi rivoluzioni fanno odio, creano odio e guerra, mentre le micro rivoluzioni creano una società alternativa. E Sor Grazia ci diceva anche quelli che appaiono perdenti, quei ragazzi delle periferie, le suore, quelli sì che possono operare il cambiamento. Ma a proposito di quelle persone, quali sono le storie delle persone che vivono nella casa delle sorelle dei poveri? Il nostro Giorgio Brancia è andato a scoprirlo. Le persone che sono accolte qua hanno difficoltà economiche, sovente sono anche senza figli, dunque hanno veramente grandi difficoltà per sapere dove andare, e sono ancora molto validi, con grande capacità ancora di rendere servizi, di essere proprio loro stesse. Per quello che vengono qua, perché possono continuare a vivere, a uscire, a rendere servizio in diverse attività della casa, un modo semplice di continuare a essere famiglia, di essere in casa loro e con la loro propria responsabilità che hanno sempre avuto nella loro vita. Io sono venuta qui dalle piccole sorelle nel 2005, il 28 ottobre. Sono qui da 11 anni. Io prima andavo a lavorare in cucina qui giù dalle piccole sorelle. Poi non ce l'ho fatta più perché le spalle un po' mi fanno male, e allora mi faccio tutte le cosine da sola. Ho parlato con la madre, mi ha detto: che sai fare? Gli ho detto: niente, madre. Non sai fare l'uncinetto? No, madre, non sai fare niente. E che sai fare? Gli ho detto: sa solo parlare. E mi sono messa a lavorare con le suore. Andavamo a fare le cose, lo sa che noi viviamo di carità. Lo sa, andavamo a chiedere alle questue, io con due suore, e io mi divertivo un mondo. Io ci sto bene, le suore sono una meraviglia, sono bravissime. Io le dico una cosa sola, io sono stata madre, sono venuta qui anche in previsione di questo. A me chi mi ha curato, chi mi ha guarito, sono state le suore, capito? Meravigliose, di poter accudire gli anziani che siano bene o siano invecchiando più in difficoltà,
ci dà la possibilità di dare in continuazione questo dono d'amore che il Signore ci ha messo in noi, dando la vocazione per loro, per i nonni, per le persone anziane. Suor Raffaella, gli anziani che abbiamo ascoltato ci raccontano di un dono prezioso ricevuto dalle suore negli ultimi anni della loro vita. Perché nella vita comunitaria poi c'è anche questo, no? C'è il confronto fra generazioni diverse. Quanto è importante e nello stesso tempo quanto è difficile? È importante perché le suore anziane dicono le radici di una famiglia religiosa e dicono quella che è stata, non dico l'intuizione iniziale, no, perché, cioè, però di generazione in generazione che si è trasmessa. E le giovani possono apportare diciamo, la freschezza, no, del vivere il carisma in modo nuovo, in un certo senso adeguato ai tempi, non trasformandolo naturalmente alle radici, ma con una freschezza diversa. Ecco, a proposito di incontro tra generazioni, lo dicevamo all'inizio presentando la suor Raffaella, che lei aiuta le ragazze a fare discernimento, cioè a operare una scelta veramente consapevole. Come si fa? Come si affrontano, si sostengono i loro timori? Beh, molto importante l'ascolto, no? Cioè l'ascolto di queste ragazze che si avvicinano, che chiedono di essere accompagnate, che in un certo senso avvertono, no, dentro di sé un po' il desiderio di donare la loro vita, ascoltare i loro timori, ascoltare i loro desideri e aiutarle soprattutto a far sì che sia il desiderio a prevalere, no? Perché la paura di solito blocca e quindi non fa fare scelte, non fa fare passi in avanti, invece il desiderio è quello che fa camminare. E quindi soprattutto è molto importante l'ascolto, no? L'ascolto, sì, liberandosi da pregiudizi o da proprie convinzioni. Sapere ascoltare. Allora, grazie suor Raffaella Cavalera e suor Grazia Pizzarello. Suor Marcella resta con noi. Prima però, suor Grazia, ancora qualcosa da donarci. Sì. Poi ci vediamo tra pochissimi istanti. Vorrei leggere questa poesia, perché la solitudine non è solo in casa, ma a volte anche a scuola. Questa ragazza ha scritto questa poesia intitolata «Discriminazione in classe». «Divisione in gruppi», dice la prof. «Bella esperienza comunitaria». «Ci si sceglie per le uguaglianze. E io che sono straniera, in quale gruppo mi troverò?» «Rimango smarrita, immobile, sola, come un'isola nell'oceano. Vorrei sentire onde di carezze, canti di uccelli, per non ascoltare il mio cuore che soffre». Grazie, grazie davvero, suor Grazia, di queste parole. Noi ci ritroviamo tra pochissimi istanti. Restate con noi. Bentornati a Siamo Noi, al centro della puntata di oggi, le donne, le tante donne che hanno scelto di dire sì al Signore. E poco fa stavamo parlando dei dubbi, delle paure, delle tante domande che si pongono le ragazze che sentono che la loro vita si incammina su una nuova strada. E allora, Gabriele, su questo vorrei coinvolgere ancora suor Marcella, che è rimasta con noi, per chiederle se c'è un comune denominatore nelle vocazioni femminili di oggi e quali sono gli aspetti della vita consacrata che nel terzo millennio attraggono una ragazza? Beh, una domanda un po' ampia e complessa. Ma lei è capace di assumerla. Possiamo dire che il mondo femminile è un mondo molto variegato, molto complesso, e le vocazioni vengono da contesti molto diversi. Possono venire dalle parrocchie, possono venire dalle associazioni, come possono venire anche, possiamo dire, da un terreno arido, magari da una famiglia che non è praticante, oppure che magari la stessa persona, la stessa ragazza, magari era lontana dalla chiesa. Ricordo qualche anno fa in noviziato, diceva una ragazza, rideva quando un professore parlava del 0,01% dei praticanti che sono in Francia, no? E lei ha sorriso. Perché sorridi? Dice, perché io sono fra quello 0,0% che non praticava la chiesa e il Signore mi ha chiamato, no? Perciò, diciamo, il Signore chiama chi vuole e il futuro lo sa solamente Lui. Magari queste persone che vengono da questi monti così, che sembrano lontani,
sono quelle persone poi che magari riescono a essere quella soglia che fa entrare anche i lontani nella comunità cristiana, perché sono sensibili a questa esperienza, no? Ecco, e torniamo allora a immergerci nell'attualità quotidiana di chi fa questa scelta. Vi presento infatti la nostra nuova ospite, Suor Anna Maria Rovetta, delle Suore del Bambin Gesù del Beato Nicola Barré. Ben arrivata. Allora, Suor Anna Maria, io comincio chiedendole, come abbiamo fatto con tutte le consorelle, insomma, quando è avvenuto, in che circostanze il suo incontro con il Signore? Una domanda bella. Allora, io non ho avuto nessuna illuminazione e nessuna apparizione, ma ho fatto un incontro con una suora del Bambino Gesù che mi ha cambiato. Ero una adolescente, un pochino di più, e praticamente frequentavo, sì, andavo qualche volta alla messa, normalmente, ma soprattutto mi piaceva lo sport ed ero anche impegnata in una piccola squadretta di pallavolo regionale. Nel mio quartiere vennero delle suore e iniziarono una presenza che stupì subito il quartiere, perché erano molto vicino alla gente, sensibili, particolari. Un giorno accompagnai una mia nipotina alla scuola d'infanzia e lì mi imbattei con una suora. Questa suora la incontravo facilmente. A un certo punto questa suora mi ha posto tanti interrogativi. Era particolare. Era una donna libera, una donna sorridente. Si vedeva che sprizzava dagli occhi la gioia. Era felice. Poi noi abbiamo saputo che veniva anche da una famiglia abbastanza benestante. Ebbene, un giorno chiesi a questa suora: ma perché lei è così felice? E? Mi rispose: io ho incontrato Dio. Ma non un Dio delle nuvole, un Dio incarnato, qualcuno che riempie la vita, un Dio che si è fatto piccolo, che si è messo accanto all'uomo e che, ecco, ha riempito la mia vita in tanti sensi. E allora questa domanda mi ha fulminato. Mi sono detta, perché anch'io ero alla ricerca, come tutti i giovani, avevo ideali, avevo tanti amici, un fidanzatino, però dopo questa domanda l'ha portata a cercare un senso, ecco, un senso diverso. E mi sono detta, anch'io voglio innamorarmi di questo Dio. E oggi la sua vita è un po' una risposta a quella prima domanda e a quel desiderio di innamoramento. Lei ha cominciato la sua missione in Africa, è stata a lungo in Camerun, poi in Calabria 10 anni, ma insomma il suo vero incontro è stato, se possiamo dire così, nel mondo carcerario, un mondo difficile. Duro. Devo dire che già l'Africa e anche la Calabria, dove ho incontrato anche tante realtà di sofferenza, mi ha preparato, perché i poveri sono stati i miei maestri in tante circostanze. Mi hanno fatto capire che la vita è importante, che non si può sciupare. E poi, ecco, arrivando a Napoli e iniziando questo servizio, prima nella scuola in un quartiere popolare di Forcella e poi in carcere. Appoggio Reale. Che lavoro fa lì con i detenuti? Allora, con i detenuti io incontro periodicamente, entro nell'istituto 3 volte alla settimana, faccio molti colloqui richiesti, molto importanti, perché sono incontri dove si condivide l'angoscia, l'ansia, le difficoltà, tutto quello che queste persone portano dentro. Ma sono anche momenti dove condivido anche le loro piccole gioie, che sono un permesso ricevuto, una lettera che li ha resi più contenti. Faccio anche un incontro di gruppo settimanale, dove, ecco, insieme ci mettiamo alla scuola del Vangelo.
Quanto è difficile, ecco, parlare loro di fede e nello stesso tempo creare un rapporto di fiducia che cresca, a prescindere poi dalla loro fede? Guardate, in carcere ci sono persone fragili, che vivono, è vero, hanno sbagliato, ma sono privati dalla libertà, toccano, per esempio, dalla loro dignità. E allora basta niente, basta una pacca sulla spalla, basta condividere con loro una telefonata, intervenire presso magari l'avvocato o l'educatore per avere un permesso particolare. Ecco, tutte queste cose creano fiducia, loro si aprono e tante volte sono sensibili, sono persone che spesse volte non hanno ricevuto amore e avvertono questo. Quante volte qualcuno di loro mi dice: ma nessuno mi ha mai detto che mi voleva bene, ma tu me l'hai dimostrato con i tuoi gesti. Insomma, questo è il lavoro che Suor Anna Maria compie, no? In carcere, un carcere difficile peraltro come quello di Poggioreale. C'è però, Suor Anna Maria, chi dietro le sbarre ha trovato la propria libertà, come ha raccontato al nostro Rosario Sardella Suor Maria Agnese, madre superiora del monastero di clausura delle Carmelitane Scalze a Piacenza. La clausura può essere, o forse è sempre stata un po' considerata come qualcosa di restrittivo, il non poter uscire, il non poter andare così, come qualcosa di imposto, mentre invece no, la clausura è qualcosa che va scelta. L'ho proprio sentita come uno spazio di libertà. Attualmente siamo in 14, siamo una comunità direi poco numerosa, proprio per poterci trattare tra noi proprio da sorelle. La clausura è sempre stata espressa con dei segni concreti come le grate, le ruote, un tempo il velo calato, ecco, per cui noi attualmente abbiamo la grata nei parlatori e una grata che ci separa dalla chiesa. Sono segni che ci richiamano sempre il valore proprio della nostra vita, che deve essere proprio orientata verso la preghiera. La vocazione è proprio da un eccesso che nasce, no? Non da una mancanza, da un'assenza, ma dallo scoprire che c'è di più, c'è qualcosa di più che è nascosto anche dentro le piccole cose e quindi che basta uno spazio piccolo come quello di un monastero per poter incontrare lui e per poter andare in profondità dentro le cose che si vivono. La mia storia è iniziata quando avevo 15 anni, ero in prima superiore e ho letto Storia di un'anima, il diario di Santa Teresa di Gesù Bambino, e lì mi sono trovata a casa. È stato come trovarmi letta in quello che io stavo vivendo e ancora non capivo bene. E la clausura mi è sembrata come uno spazio aperto, come uno spazio, come guardare da una finestra in uno spazio immenso, perché appunto dove io non sarei mai potuta arrivare con le parole, con quello che avrei potuto fare anche di bello, ci poteva arrivare lui nella misura in cui vivevo con intensità, in cui stavo dentro la vita che mi era data, e quindi l'importante non era fare tantissime cose,
mi piaceva tanto viaggiare, però ogni volta mi rendevo conto che avrei dovuto starci per 1000 anni in ogni posto per poter entrare dentro tutto. E in un monastero siamo in 14, però ogni persona è un mondo, no? E quindi ogni volta che accetti di stare dentro quel pezzettino di umanità che ti è dato, accetti il mondo, accogli il mondo, lo accogli nella tua preghiera, diventi madre. Adesso sono 11 anni che sono qui e ho girato dei mondi. Suor Marcella, allora Papa Francesco nel suo documento che abbiamo più volte richiamato dedicato alle contemplative ci dice che la scelta proprio della clausura non è fuggire dal mondo per paura ma stare nel mondo, ed è lo stesso pensiero poi che hanno testimoniato le sorelle che abbiamo ascoltato nel filmato. Allora vorrei chiederle di aiutarci a capire, di aiutare anche chi ci segue, come veramente si possa stare nel mondo scegliendo la clausura, una scelta apparentemente contraddittoria. Sì, il Papa stesso dice che esiste una forma di clausura di tutta la vita umana. Poi esiste la forma di clausura papale, la forma di clausura di costituzione delle suore e poi quella monastica. Ma appunto dice il Papa che l'essere in clausura significa essere come delle fiaccole, come delle luci che brillano nel deserto dell'umanità, nel buio dell'umanità. Ecco, faro e fiaccola che deve guidare e illuminare le persone. Ma anche dice il Papa che loro sono proprio la voce dell'umanità che grida a Dio, che si rivolge a Dio per lodarlo, ringraziarlo, ma anche per supplicarlo, perché il nostro Dio è un Dio che vede e un Dio che ascolta. Allora loro in qualche modo si fanno voce dell'universo, voce dell'umanità, per cui in qualche modo pregano anche per noi. Tante volte anche il Papa lo dice, noi andiamo a predicare, ma dentro questa nostra predicazione la sorgente, che è Dio che dà vivacità e fecondità a questa predicazione, e grazie anche a queste sorelle che pregano nella clausura. Suor Marcella, ci hanno raggiunto al nostro tavolo, al tavolo di Siamo Noi, due amiche, Angela Berti e Maria Cristina Fioretti, attrici e interpreti dello spettacolo teatrale scritto da Marina Pizzi e ora in scena a Roma per la regia di Francesca Sattaflores al Teatro dell'Angelo fino a domenica prossima, 16 ottobre, libere clausure, stiamo vedendo la locandina. Allora, sono qui perché con coraggio, con molto coraggio, questo spettacolo racconta proprio di un incontro tra il fuori e il dentro, tra una donna d'affari e una badessa di convento di clausura, e il ruolo di badessa aspetta proprio ad Angela Baggi che sì. Infatti ho fatto questo per ricordare il cognome, che avevo sbagliato nella presentazione. Non avrei detto niente. No, ma come così. Io però ti chiedo, Angela, qual è la ragione, l'occasione, no, di questo incontro tra il dentro e il fuori? L'occasione di questo incontro è stata la proposta che mi ha fatto Marina, che è l'autrice, Marina Pizzi, che ha scritto questo testo, devo dire, sorprendente, perché il pubblico resta molto sorpreso dal coraggio di portare in scena una tematica di questo tipo, perché sembra che sia una tematica che non si può portare, che non si può avvicinare, perché ci sono un po' di pregiudizi, insomma, si pensa che il mondo monastico e soprattutto il mondo della clausura sia un mondo difficile da rappresentare. E dentro questo mondo arriva la tentatrice. Arriva la tentatrice. La tentatrice. Chi è la tentatrice? Che ruolo assume? Che cosa propone? Una tentatrice inconsapevole di essere una tentatrice. Diciamo che è una figlia del mondo. Irma siamo noi potrebbe essere lo slogan, no? Dedicata al danaro, al successo, alla carriera, è sempre in movimento. Dichiara: io non mi posso fermare, non posso riflettere, non lo so se credo o non credo. E quindi è un po' figlia di questo mondo. A un certo punto cerca di far accettare alla madre badessa la permuta di questo convento, dandole, diciamo così, non proprio un affare, ma insomma di farle prendere qualcosa, di convincerla. Di convincerla.
Ecco, resterà invece invischiata perché la madre Badessa... Non riveliamo niente del finale. Sarà lei a darle quella domanda che permetterà a Irma, l'immobiliarista senza scrupoli, di iniziare qualcosa di nuovo. Insomma, ottenere l'antico convento per farne un grande albergo, insomma, qualcosa di... Questo è il progetto, dell'immobiliarista. La storia mi serve per coinvolgere Suor Marcella, perché vorrei che lei riflettesse su un tema di grande attualità, ovvero la destinazione di conventi e di strutture che non sono più utilizzate, perché questa è una grande preoccupazione, immagino, per chi ha responsabilità di governo in una congregazione. Sì, certo, però non è, diciamo, questa destinazione non è che si fa perché una persona decide. Quando si pensano, diciamo, queste proprietà, questi patrimoni immobiliari, diciamo, del mondo monastico, bisogna pensare che è l'eredità di generazioni e generazioni di suore che si sono sacrificate, no, nel costruire questo tipo di realtà. E allora anche noi che attualmente magari abitiamo questa realtà, abbiamo tanta gratitudine perché di queste generazioni che ci hanno preceduto, che hanno costruito questo beneficio. Allora come gestirlo, come valorizzarlo? E qui ci vuole grande discernimento evangelico, non semplicemente l'esperienza di ciò che è conveniente o ciò che non è conveniente, oppure di lasciarsi derubare, no? Perché anche questo, certo, è possibile. Ma piuttosto dire che cosa Dio vuole da noi e come possiamo noi valorizzare questo patrimonio delle generazioni che ci hanno preceduto per il bene dell'umanità. Questione importante che richiede grande consapevolezza. Dentro questa prospettiva che va vista, un discernimento evangelico e non semplicemente economico, diciamo. Importantissimo. Allora Angela, io torno a te, perché l'autrice Marina Pizzi, che ha girato con un bellissimo programma in lungo e largo tutti i conventi d'Italia, sì, e insomma conoscendo anche badesse come quelle che tu interpreti, ha consegnato un ruolo insomma significativo. Quali sono le caratteristiche di questa badessa? Che cosa ti ha attratto di questo personaggio? Ma intanto devo dire che io sono un po' in difficoltà a parlare, perché di fronte alle suore che sono qui presenti oggi e che fanno questa cosa così seria, perché è una cosa seria a cui forse noi pensiamo un po' superficialmente, insomma mi trovo un po' in difficoltà perché rappresentare una di loro è, non è semplicissimo. Lo hai fatto però in modo molto credibile. Grazie. Quali caratteristiche ti ma hanno colpito? Io ho cercato prima di tutto di farne una persona. Cioè, quello che noi possiamo avere di idea è che le suore siano santificate, non abbiano carattere, non abbiano reazioni, non abbiano niente. Invece ho cercato di renderla umana, infatti molto spesso anche la suora si arrabbia, cioè ha una sua, ha un suo carattere ben preciso che risponde anche a una disciplina molto forte, cioè la fede è anche una cosa che ti costruisce, ti dà un'impalcatura molto, molto solida, e quindi riuscire anche a trasmettere questa solidità insieme alla misericordia, insieme alla pietà, insieme alla comprensione di quelli che sono i problemi di Irma e quindi i problemi del mondo. E in più anche, volevo dire una cosa che siccome sono emozionata mi sono dimenticata. Vabbè, allora nel frattempo mentre la ricordi, vediamo Irma. Di sapere da Maria Cristina se lei conosceva questo mondo della clausura e come è riuscita a interpretare il ruolo entrando in quel mondo. Io lo conoscevo perché, pensa, ho passato due capodanni dalle suore di clausura ai Santissimi Quattro Coronati, loro fanno un bellissimo capodanno e io mi sono sempre sentita molto attratta, perché una volta andai a trovarle e vidi nel sorriso di questa suora che avrà avuto sui 35 anni degli occhi così felici come non li avevo mai visti nella mia vita, e quindi sento una forte attrazione per qualcosa che comunque io sento che c'è un vuoto, un cercare, una domanda, e lì mi sembra che ci sia qualche cosa che riesce a mettermi tranquillità.
Per quanto riguarda lo spettacolo, diciamo che lei ci entra a gamba tesa, no? Perché c'ha il pregiudizio, no? Beh, sai, queste qui poi non sono troppo ferrate, sono fuori dal mondo, ora posso fare quello che voglio. E invece si rende conto che trova una donna strutturata con il suo carattere. Prima è una donna normale, poi è una donna che ha incontrato Dio. Ed è questo poi che fa il grande incontro e fa la differenza per Irma. Angela, c'è questo titolo, che è un titolo che un po' condensa molto di quello che ci siamo detti oggi intorno a questo tavolo. Libere clausure. Quale libertà nella clausura, secondo te? Ma evidentemente c'è una grande libertà. Cioè la libertà, lo dice anche Madre Paola, cioè il mio personaggio, dice è un grande dono di se stesso. Un grande gesto di libertà, nel senso che si sceglie una strada e quella strada ti riempie la vita, cioè non è una, penso che sia una strada non di fine del mondo, non di fine della vita, ma di inizio della vita. D'altra parte, adesso certo non è il caso delle suore di clausura, però sentiamo tutte loro che fanno delle cose importantissime, straordinarie. Cioè io ho conosciuto oggi delle presenze che devo dire mi hanno veramente colpita. Ancora una volta di sapere, Maria Cristina, se secondo te è più libera la badessa nel convento o Irma nel mondo? È più libera la badessa, perché Irma sembrerebbe libera, ma lo sembrerebbe con la percezione che oggi abbiamo di quello che devono essere gli uomini e donne libere, rampanti, devono andare, denaro, successo, ma questa non è libertà. È ricordiamo le prossime date dello spettacolo? Allora, da giovedì a domenica, domenica, Teatro dell'Angelo nel quartiere Prati. E io aggiungo brevemente che c'è anche la terza interprete, che è la nostra Eugenia Scotti, Eugenia che scoprirete che sul palcoscenico. Bravissima. Io devo vedere allora. Simone tutti i giorni. Allora, me ne farò una ragione. Allora, grazie a Suora Marcella, grazie a Suora Anna Maria, naturalmente grazie ad Angelo Labbaggio. Non sbaglio nel finale. No. Grazie a Maria Cristina Fioretti, grazie per essere state con noi. Ci fermiamo per una breve pausa, ma subito dopo torno in studio l'albero del bene comune. Gabriella torna con una storia bellissima. Vi racconteremo come in una vallata della montagna piemontese gli antichi canti tradizionali, quelli dei nonni, degli anziani, hanno avvicinato persone apparentemente assai distanti tra loro. A tra pochissimo.